Misericordia, speranza, desiderio sono tra gli elementi portanti dell'ispirazione dantesca che Papa Francesco analizza nella sua lettera apostolica dedicata al 700° anniversario della morte del padre della nostra lingua. Francesco affronta quindi un suo viaggio nel viaggio del sommo poeta, partendo anche dalle letture fatte dai precedenti pontefici, tra i quali spicca l'analisi di Paolo VI. Anche perché quella tra Dante e il cristianesimo è comunque, come spiega lo scrittore Daniele Mencarelli, una questione di consanguinità. Il rapporto appunto della Chiesa con Dante è un rapporto di consanguinità pura. Il Papa coglie la dimensione della commedia come tanti dei suoi predecessori, perché appunto questa tradizione della lettera apostolica è una tradizione che va avanti da tantissimo tempo. Coglie la dimensione del viaggio. In fondo Dante è un viaggiatore che va incontro a tutto, che riesce a fare di tutto un incontro che sia poi utile a quell'avvicinamento, a quell'ascensione verso Beatrice. E a me colpisce molto del viaggio dantesco il fatto che sia un viaggio dentro la carnalità dell'uomo. È un viaggio in cui carne e sangue non si perdono mai di vista. E questo tratto in fondo è anche assolutamente fondamentale per il cristianesimo. C'è poi nel testo dantesco anche un'intensità tutta volta a esaltare il lato umano che traspare da ogni suo incontro. Nel viaggio dantesco l'andare incontro è caratterizzato però da un tipo d'approccio che il Santo Padre mette a fuoco, che è un approccio compassionevole. Dante incontra e spesso l'incontro è talmente forte per lui che perde i sensi, che sviene o piange, proprio perché quello che si incontra lo si deve accogliere profondamente. Sarebbero molti gli spunti offerti appunto dalla lettera apostolica, dall'importanza delle donne, dalla centralità delle donne, che nel Vangelo è assolutamente dominante, al fatto che oggi come ieri chi s'avventura nella letteratura, nella poesia deve in qualche modo farsi profeta di speranza.